Buongiorno, salve a tutti. Oggi volevo parlarvi pochi minuti della terapia dell'HPV, quindi dell'infezione da Human Papilloma Virus, quello che è responsabile poi della formazione dei condilomi nell'uomo. Purtroppo sappiamo benissimo, anche perché oggigiorno il web ci informa, che non esiste una cura specifica. Mentre per le donne, giustissimamente, si sono ormai attuate delle manovre preventive. E quindi si è attuata la vaccinazione, che ha quindi la finalità di impedire un'infezione da HPV. Spesso l'uomo che giunge anche in visita ha chiaramente avuto un'infezione da HPV, ha sviluppato il condiloma, o può capitare talvolta di trovare ultimamente sempre più spesso, ma forse perché vengono richiesti più spesso, presenza di HPV nel liquido seminale, quindi nella spermiocultura. A questo punto chiaramente la domanda è che si può fare? Allora, innanzitutto, in presenza di un condiloma, l'andrologo ha l'obbligo o di inviare il paziente presso un istituto dermatologico dove verrà fatto un trattamento, oppure, nelle forme molto piccole, aggredibili anche ambulatorialmente, con un po' di anestesia locale, si possono fare in pochissimi minuti delle diatermocoagulazioni ed eliminare quindi fisicamente il virus e il condiloma. Bisogna però chiaramente essere coscienti che il virus sarà sicuramente ancora presente a livello del derma e il tentativo è appunto quello di fare delle terapie preventive che evitino la recidiva del virus stesso. Sappiamo benissimo come tutto dipenda dalla propria immunocompetenza e il nostro sistema immunitario che è in grado di affrontare il virus e debellarlo, tant'è vero che spesso si consiglia di avere rapporti protetti per almeno 6 mesi in attesa che il nostro organismo faccia il suo lavoro. Però dobbiamo anche sfruttare eventuali meccanismi che anche la natura stessa ci può mettere in nostro aiuto. Esistono, come posso dire, dei fattori che favoriscono la replicazione del DNA del virus all'interno della cellula, perché il virus cosa fa? Attacca la cellula del corpo umano o del corpo animale, si inserisce all'interno della cellula e sfrutta i suoi meccanismi di replicazione per replicare il proprio patrimonio genetico, per cui chiaramente sarà completamente protetto dalla cellula del corpo umano che non può essere attaccata. È come se noi volessimo uccidere una persona dentro un palazzo, un serial killer nascosto in un palazzo e decidiamo di bombardare il palazzo stesso. Chiaramente non è la manovra giusta. Quindi non esistono terapie che possono uccidere il virus perché distruggeremo anche le cellule ospitanti. Allora, si è visto che esiste un fattore che aiuta la replicazione del DNA del virus che si chiama AP1 e si è visto che in natura esistono delle molecole che sono in grado di bloccare l'attività di questo fattore favorente la trascrizione. Sono molecole con nomi particolari, l'epigallo catechin gallato. Ricordiamoci che esiste la possibilità quindi di fare delle terapie mirate che cerchino di bloccare la replicazione del virus. Chiaramente il tutto è però di stretta competenza specialistica, l'andrologo, come nel mio caso, se interessato può affrontare queste patologie e anche il dermatologo che dobbiamo riconoscere è comunque lo specialista della cute e delle mucose dove spesso queste infezioni virali vanno a localizzarsi. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona giornata a tutti.